Benvenute, il finalmente! Ma ci siamo! Ci siamo anche oggi! Dobbiamo sempre a mettere il jack dietro. Due sono le possibilità di errore, o è uno o è l'altro. Lo hai messo tu. Anche i disegnini sono diversi. Lo puntualmente. Hai messo va bene. Tu. Okay. Colpa mia. Quindi ricominciamo, cosa abbiamo detto prima? Siamo in ritardo, ricominciamo. Benvenute, bentrovate a questo nuovo Cuci Show Live. Allora, iniziamo con salutare Paola. Velocemente, dobbiamo ricordare alle nostre amiche. Allora, ricordiamo una comunicazione di servizio, esatto, sabato 30 è stata fissata la data per il corso online di Appliqué. Trovate l'evento sulla pagina, quindi contattateci su Messenger sicuramente. Messenger, mi raccomando, della pagina, non i personali, perché altrimenti è un casino. Su questo della pagina ci contattate, chiedete altre informazioni, però cliccate sull'evento che si apre la descrizione, andatevi a leggere già tutte le informazioni necessarie. Poi per quant'altro ci siamo 30 marzo il corso online. Siete già in ritardo 16. Perché molte già si sono prenotate. Ve lo dico anche io in diretta che il corso ci sarà per una settimana, quindi potrete guardarlo tutte le volte che vorrete. Quindi anche chi non potrà guardarlo online dalle 13.30 alle 16.30, quindi fare domande e interagire con noi, potrà riguardarlo per un'intera settimana, ok? Ovviamente verrà fatto. Io vi saluto, vi bacio, vado dall'altro lato con la speranza che ci abbiate sentito e leggo qualche messaggino. A dopo! Ovviamente, come diceva Paola, il corso verrà lasciato una settimana, ma verrà fatto un gruppo chiuso solo delle persone che ovviamente hanno partecipato e vogliono partecipare con la quota, diciamo, per quanto riguarda il corso. Mi rivolgo poi a quelle che invece hanno acquistato il kit completo del rug quilt completo di Appliqué. Per loro ovviamente il corso è completamente gratuito. Allora, ci siamo finalmente, i microfoni adesso funzionano e possiamo partire. Cosa facciamo oggi? Oggi siamo già lanciati un po' sul creativo, ma sapete bene che quando noi facciamo qualcosa di creativo non ci piace fare solo ciò, l'oggetto vagante così per la casa da pulire, impolverare ogni tanto, ma abbiamo fatto qualcosa di spolverare. No, quello si impolvera, dopo lo devi spolverare. Ah, ok. Ma abbiamo fatto qualcosa di utile. Allora, brava! Guardate qui che cosa abbiamo scovato per voi. Signore e signori, un tessuto lavagna, lavabile, cucibile e ovviamente lavagnabile. Quindi diciamo che lavagnabile, non ti piace? Allora, quindi proprio con un gessetto semplice, quindi vedete? Cuciscio, ok? Ecco, sballottola, avevo detto che questo non andava bene. Quindi l'abbiamo tutto impreziosito, ovviamente con questa cornicetta. Questa dove la mettiamo? La possiamo mettere in una cameretta, la possiamo mettere in cucina, no? Con il memo, cosa comprare oggi, preparare la colazione al marito, preparare il pranzo al marito. Possiamo scriverci tutto quello che ci dobbiamo ricordare. Licenziare il marito, sostituire il marito. Ok, allora questa è una delle versioni, ovviamente la base sarà uguale. Abbiamo fatto anche la versione per metterla dall'altro lato con dei disegni diversi, quindi potete anche un po' spaziare e magari non dico farvene due perché il kit completo prevede una sola lavagnetta, però con altri materiali, con altro diciamo lavagna eccetera, avete anche i pezzetti di stoffa per farvi o una versione o l'altra. Come sarà l'altra versione? Beh, se una l'abbiamo fatta un po' questo stile, diciamo tra virgolette giocoso, da poter mettere veramente, inserire ovunque, anche all'ingresso della casa per ricordarsi delle cose, non solo in cucina, la continuiamo a far vedere, vedete? Tutto è stoffa, signore, tutto è stoffa ovviamente lavabile, mica è stoffa così, tutta fatta cucita, senza colle, senza nulla. Oggi vedremo un pochettino di freestyle. Quando parliamo di freestyle ricordatevi sempre che io lo faccio in freestyle, chi non se la sente di stare lì con il free motion, con il piedino per quiltare eccetera, lo fa col piedino tranquillo, doppio rafforzo,
ci metterà più tempo, ma comunque lo si fa. Allora, la versione che noi andiamo a fare oggi invece in diretta, per prima cosa ci prepariamo. Io ho già tagliato tutti i pezzettini, ovviamente, tranne uno, perché mi piace ogni tanto ricordare l'uso della termoadesiva, ok? Allora, per prima cosa abbiamo la nostra, diciamo, lavagnetta tagliata a misura e andiamo a fare le cornici uguale, identica e precisa, come se fosse un patchwork. Mi raccomando, questo tessuto lavagna non va assolutamente stirato sul davanti, ma al massimo lo potete stirare un po' sul rovescio, ok? Allora, per prima cosa, nello schema poi avrete tutto, andiamo a mettere i due laterali. Mi porto tutto così facciamo prima. Abbiamo fatto un lato più lungo, più grande, proprio per metterci i nostri soggettini. In questo caso andiamo a utilizzare il piedino normale, cioè da 0,75, anche se nel momento in cui utilizziamo questo lino sarebbe addirittura consigliabile andare proprio al centimetro sartoriale, perché è un po' sfilacciosetto. In questa fase non è importante. Sono rimaste quelle di prima, se no sono scappate allora, tutte. Ma 45. Vai, vai, leggi Paola nel frattempo. Allora, Sara Sobrito chiede quanto costa il pizzolo. Ci dispiace, ma al momento non lo ricordiamo, perché veramente abbiamo fatto le cose un po' di corsa. Sì. Chi è passato presso il negozio avrà notato. Ok, è arrivata in questo istante Alicia Catania, che ci saluta e ci dice ciao maestri. Stupendo lavoro, siete il top. Sabrina Maggioni, carinissimo questo puffo, wow, non avevo mai visto questo emoticon. E il viro di Giuseppe, fantastico. Vediamo, andiamo indietro. Ancora Sara Sobrito che ci saluta e dice che siamo spettacolari. Grazie Sara. Vita Bello, ciao. Gita Baldo, buongiorno dal Brasile. Buongiorno Nadia Perazzolo. Scusate solo un attimo che vi interrompo, poi Paola continua. Ovviamente per non usare il ferro da stiro mi attrezzo perché con... Non lo si può usare. No, sopra assolutamente no, quindi vado a stirare... Cosa stai facendo? Sì, diciamo a freddo, va? Non lo fate voi sul piano della macchina perché... Sarebbe meglio, Anna dello Iacono, cosa dici? Non sarebbe meglio non farlo sul piano della macchina? Vado un po' a stirare, sì, vai, puoi leggere. Ok, io mi rimetto in posizione perché non posso leggere mentre inquadro anche Alessandro. Vabbè, inquadra da lontano, ma no da che lontano, guardano, lontano, lontano, ok. Tranquillo, ci sei sempre. In no, è che sennò la bellezza non che fa sempre. Non devono sentire a noi, devono... Okay. Allora, continuiamo con i commenti. Santo Mauro Domenica, buon pomeriggio, Giuseppina. Vediamo, Maria Grazia Persiani, Carla Zani ha condiviso, bravissima Carla. Brava Carla, non ve l'ho detto io, condividete forza sulle vostre pagine. Bellissimi cuoricini. Anna Maria Vitale, buon pomeriggio, ragazzi, dietro Maria Rosaria Valletta ci saluta. Rosangela, Deborah Zanin, evviva, ora sì, perché prima non ci sentivano, perché sennò poi leggo che non ci sentivano, chissà quante ce ne hanno dette. Buon pomeriggio da Anna Maria Vitale, finalmente, ok, siete in tante che ci salutate, e io vi ringrazio, vi saluto, vi abbraccio tutte, ok, quindi andando ancora indietro, insomma... Arrivano i cuori, ecco i miei cuoricini. Scusatemi, allora ho messo prima le parti piccole, poi la piccolina, quella, perché ce ne sono due della stessa lunghezza, ma una è più stretta e una è più larga, questa qua è più stretta, e adesso vado a mettere tre ruote. Ok. Con la posta del cuore. Andiamo giù, vediamo giù, ritorno giù. Antonio Cangiano, sì anche io vi saluto. Antonio, cosa sei tu? Non sarà Antonio Cangiano, dai. Allora, Cassandra, ciao, buon lavoro. Travita, diciamo, ciao. Ok, mi piace, Manuela Garbellini, Maria Soccorro, l'adoro. Aspetto di sapere il costo del kit. Sì. Sicuramente al termine della diretta lo diremo. Sì, lo diremo, cioè non lo diremo, lo pubblicherò. Esatto, la termina va coccolata.
Brava Anna, hai ragione. Eccola lì, ci ha risposto Antonio Cangiano. E Petra, ciao Petra. Vado lì a stirare. Speriamo meglio. Che stia meglio. Speriamo che il tuo piede, la tua gamba, insomma, il tutto che ti sia passato. Ti aspettiamo a breve presso il negozio. Crisarta ha condiviso. Grazie, condividete, forza. Condividete che Alessandro, quando termina la diretta, dovete sapere che va a vedere tutte le persone, certo, che hanno condiviso. Certo, me le segno. Non è vero, bugia, ho detto bugia. Non è vero, non è vero. Allora, vado a stirare, come avevo detto, sul rovescio. Scommettiamo che si infila qualcuno, perché la porta sta... Perché si dovrebbe senza... qualcuno? Scommettiamo? Nel frattempo che facevamo la diretta, avevamo nostro figlio qui in negozio che è andato via, quindi si è svincolato. Sto stirando, scusatemi, sto stirando al rovescio, mi raccomando, al rovescio. E ferro non troppo, esatto, non troppo alto. Allora, sai che cosa non c'ho, Paola? Qui? Non è che non hai, ti manca sempre qualcosa. Il... Senza sapere che la cosa più importante ce l'hai. Ecco, dimmi, dimmi. I figli! Più importante, eh? Te l'aspettavi? Allora, foglio di Teflon. Foglio di Teflon, prendiamolo subito. Così oggi vedete un attimo anche come si può usare il foglio di Teflon, come è utilissimo per... anche il Teflon. Bella stiratina, abbiamo dato. Questa piegaccia qui ci vorrebbe un poco d'acqua. Abbiamo messo un po' più basso il ferro. Mm-mm. Vabbè dai, non ha importanza, vai avanti, tranquillo. Allora, fatta la nostra bella lavagnette, che cosa andiamo a fare? Questa versione qui la facciamo in verticale, perché è sempre un po' quadratata. Allora, i disegni che vi abbiamo preparato questa volta per quest'altra, diciamo, soluzione, è questa qua che io adoro. Allora, sono tutte tazzine, abbiamo fatte di vari colori con i piattini sotto. Ovviamente sono tazzine da lavare, tazzine tutte belle messe a posto. Molte le abbiamo già preparato, ma una ve la vado a rifare. Allora, prendiamo la nostra bellissima termoadesiva che voi conoscete, la andiamo a ricopiare dal lato della carta. Ci spostiamo e andiamo a ricopiare il suo piattino, uno dei cinque ovviamente, tazzina, piattino, tazzina, piattino, tazzina, piattino. Fatto tutto, dopo questa la andiamo a attaccare sul tessuto. In questo caso, questa che mi ero lasciato alla fine era la tazzina per il colore bianco. Quindi la metto sul rovescio, la vado a stirare. Dopodiché vado a staccare il tutto e la vado a tagliare. Abbiate pazienza. Piattino sotto. E uno e la tazzina. Continuano ad arrivare i cuoricini, che carini, che carini. Quelli sono tutti per me, Alessandro. I cuoricini sono tutti per te? Non ti illudere, perché sono tutti per me. Non sono contemplato nei cuoricini. No. Io dico che per la trasmissione. Mariana Patrizio, ciao. Anna dello Iacono, il punto della macchina come lo hai impostato per il tessuto lavagna? No, pressione. Anna, normale. No, no. Era strano, ma è tutto normale. Sì, sì. Pressione uguale, lunghezza uguale, tutto normale. Eccoli i cuori, vedi, ogni volta che parlo di cuori arrivano i cuori, quindi cuori arrivano solo per me, non sono per te. Non mi scrivete che sono anche per lui. Lui merita le manine, quelle lì. Me ne vado allora, ciao. Mo se non mandate tutti i cuori a me, me ne vado. Ha! Chi vi lascio. Hola, buenos días dall'Argentina. Vi ciao. Lascio appeso con le tazze da lavare. Ciao Anna. Ciao, sentite stamattina, non mi sono dimenticata di te. A breve ti invierò il tutto. Voi dovete sapere che noi il venerdì siamo inesistenti per preparare sta diretta.
Bugia, perché siamo sempre impegnati e siamo sempre all'ultimo minuto per preparare le cose, vero Anna? Che sei passata stamattina? Dice, che cosa fate per oggi? Sorpresa! Angela Leto, ciao Simona! Scusatemi, tolgo la carta da dietro, non è autoadesiva, si deve ristirare, quindi tranquillamente la potete togliere, in questo modo qua. Se avete difficoltà, la graffiate con uno spillo e poi quella si stacca molto più facilmente. Ecco fatto. Allora, ritorniamo a noi. Abbiamo il nostro bel progettino disegno che io vi manderò ovviamente nel progetto. Mettiamo il nostro foglio di Teflon che si vede, non so se riuscite a vedere che è trasparente. Si vede che è trasparente, Paola? Sì, si vede, si vede. Ok, e mi vado a sistemare, ovviamente, scelta vostra dei colori. Come poter sistemare? Vediamo un po'. Sicuramente ne voglio mettere colorato, viola e soprattutto il bianco. Ok, allora adesso vado. Semplicemente dovete solo stare attenti un po' al verso, no? Che ci andiamo a dare. Poi non è importante se di qua c'è il manico, l'ho fatto di qua. Insomma, non ha grossa importanza questo. Queste stanno bene, queste stanno bene. Vediamo un po'. Ok, allora vado a mettere la prima tazzina mia, quindi vado a comporre tutto il mio disegno così come sta, vedete? E ci vado a mettere il piattino. Scusa, ti interrompo un attimo perché leggo, Sara subito che mi chiede, ci saranno anche le case nel kit? Allora, sì. Il kit è sempre compreso, quando noi scriviamo nel kit mettiamo sempre quello che di solito non viene compreso. In questa circostanza tutto quello che vedete di solito noi lo mettiamo, molto raramente non inseriamo qualcosa che vi facciamo vedere, come magari il bottoncino dell'automatico che è stato fatto la settimana scorsa. Per il resto inseriamo quasi sempre tutto, quindi avrete tutti i pezzetti per realizzare in questo caso le tazzine, nel caso delle casette tutti i pezzettini per realizzare le casette, quindi non mancherà mai nulla. Si riesce a vedere che io sotto c'ho il disegno? Sì, ok. Sì, aspetta che, ma se vuoi mi avvicino un sì, po'. Sì, ok, dai. Vado proprio a ricomporre il mio disegno. Vedete? Poi vado a mettere questo. Tolto la carta, sì. Per ultimo vado a mettere. E poi i piattini me li vado a sistemare così come stanno le tazzine sopra, scusatemi, sempre sul disegno. Quindi vado a mettere la viola, che soprattutto, poi ci vado a mettere il piattino della beige, poi il piattino del fiorellino, questa è la tazzina cinese, porcellana cinese, poi ci vado a mettere quella colorata e poi ci vado a mettere l'ultima che è la bianca. Ok? Tutto sul Teflon, a questo punto posso togliere il disegno da sotto e le vado a stirare. Hai sbagliato, hai messo il manico dall'altro lato. Eh sì, non mi sono accorto. Non fa nulla? Va no, bene. Che fa? Va bene. Sbagliato perché non è uguale al disegno fatto. Vabbè, ma io guardo, osservando. Io sto stirando, vedete? Come se volessi attaccarlo, ma in effetti lo sto attaccando sul Teflon, ma ovviamente sul Teflon, parte che non brucia, non prende. Non prende sul Teflon, quindi che succede? Che prende sulla stoffa e quindi si va a ricomporre tutto il disegno. Aspettate un po' che si raffredda, ok? Nel frattempo mi preparo. Ragazze, ma sto diventando un po' più brava con le riprese, anche dall'alto ve le faccio. Allora, Nunzia Ferrara ci saluta, Manuela Garbellini chiede, ma chi non ha il Teflon? Si compra! Il Teflon ti occorre in tante cose per la il Teflon cosa. Sì, poi è indistruttibile, vi assicuro, lo potete sciancicare. Anche per la colla a caldo come fondo, tantissimo. Anche a casa quando magari vuoi stirare delle magliette dei ragazzi oppure di tuo marito, se usa delle t-shirt con degli... Allora, guardate a me. Si è raffreddato, lo vado a staccare ovviamente piano piano perché tra di loro devono rimanere, ovviamente più puntine ci sono e più lo devo staccare con delicatezza, come per esempio i piattini sotto a tutto. E c'è il mio disegno, me lo vado a posizionare, io lo sapevo che questa veniva più bella, me lo vado a posizionare. Mi piace questo effetto che va un po' sulla lavagnette e un po' no.
Abbiamo fatto uno stile un po' mamma mia e uno stile un po' mamma tua. Brava. Davvero? Brava. Direi la festa della mamma. E mo ci vedono, sta zitto. Allora, sempre per il discorso che non possiamo stirare sulla lavagnetta, andiamo a stirare solo dal lato del fondo. Un attimo che mi hai tirato il cavalletto. Oh, scusami. Non sono stata io, Sorry. Quindi vado ad attaccare solo da questo lato, dal lato del lino, e il restante lo vado ad attaccare dall'altro lato. Stando attenta a non fare pieghe, false pieghe, eccetera. Allora, quindi... Bina nominato, ciao, bellissimi i vostri video tutorial, grazie. In un saluto da quando saranno disponibili i vostri kit, già da domani, tranquilla. Mi raccomando, non vi dimenticate di tutto il lavoro fatto in questo tempo. Ci sono ancora gli altri kit, andatevela a guardare. A proposito, sulla pagina, forse dai cellulari no, ma dal computer sì, sicuro. Sulla pagina attuale di Cushy Shop c'è a sinistra o sopra, non so dove vi appare a voi, no? Dove ci stanno scritto eventi, informazioni, eccetera. C'è il tasto nuovo che è il tasto YouTube, c'è proprio il link diretto al canale dove noi carichiamo poi tutti i video una volta che qui li abbiamo girati, finiti, li andiamo a caricare lì. E lì trovate sempre il link per gli altri kit, anche quelli vecchi, mi raccomando. Non stirare molto sulla tovaglietta. Cioè, scusami, sulla lavagnetta. No, invece non bisogna stirare molto, però se si raffredda, vedi? Ok. Si deve aspettare un po' che si raffredda, perché altrimenti tende di nuovo a ristaccarsi. Graziosa. Mettiamola a parità a favore loro. Guardate queste tazzine come sono belline. Mi piace? Sì, ci piace, ci piace. Ora carino. Faccio un bel premosso e sull'ultima mettici un po' di fumo, va? Metta anche il fumo? Ci è piaciuto. Ci è piaciuto. Magari un bel tè. Prima leggevo qualcuno che scriveva, chi ce lo fa il caffè? Ecco, brava. Allora, vado senza carta perché già il materiale è duretto, posso qui questo. Smonto un attimo lo stereo, se inizia a riprendere tu senza che stanno qui a guardare questa cosa. Ora ferma, vedete, ok, bene, quando uno parla, mamma mia, madonna, allora, devo cambiare regia, vicino, la prossima stagione cambiano regia, fai bene, cambia anche moglie. Allora, io adesso un pochettino la partenza da vicino, dai, poi lo so che si stufano a guardare come io frimoscio. E poi dopodiché... Ok, allora vai! Inizio? Sì, ci siamo! Pronto? Vai! Allora, io ovviamente vi ripeto, vado di free motion, però voi potete andare tranquillamente con un piedino doppio trasporto, o piedino normale, scusate, un doppio trasporto non serve. Allora, però io un po' la tecnica di free motion la voglio far vedere, guardate, non è difficile. Andate un po' avanti per avere l'effetto un po' scarabocchio, poi tornate un po' indietro, un po' avanti, poi tornate un po' indietro, un po' avanti, poi ritornate un po' indietro, un po' avanti, poi ritornate un po' indietro. Saliamo nell'altro piattino, stessa cosa, a piccoli step. Andate piano. Ma tu vuoi stare tutto il tempo così? Scusate, mi sono incastrata. Cioè, ma devi rimanere tutto il tempo così? Ah, ok. Non so. Ok? Sì, ok, stai andando piano, bravo. E devo far vedere a loro. Scusate, mi cado il PD. Ok, dai, leggi qualche commento mentre io finisco, però riprendimi da lontano, stai attenta a quello che riprendi, non solo a quello che leggi. Oh, mamma fa, con mamma fa. Ancora non hai imparato nulla. Allora, basta, me ne vado. Dai, vieni, torna che ci serve ancora. Vieni, che ti sto inquadrando. Allora, leggiamo. Ma mi sentiranno? Spero di sì. Allora, in Mozza Unto, in questo istante, ha scritto bellissima idea, perfetti come regali in occasione della Pasqua. Nadia Perazzolo, bellissime. Maria Soccorro, che ci saluta. Dice bravi, tradita splendide. Ciao Carla!
come se fossero dei appese le tazze di cifra vita. Anche, ma poi dai, oh, io voglio che voi vi sbizzarrite un po' con la fantasia vostra, dai. I vostri tutorial sono bellissimi, grazie. La telecamera è con un regista, vedrebbe meglio. Grazie. La porcellana, oh, la porcellana cinese è importante, eh? Ah, è certo, no, lei però diceva la stoffetta. Ritorna qua da me. Ritorno da te, Giacomo Rosa, molto bello. Ovviamente io il pezzo di stoffa, vedete, l'ho fatto intero, poi nel momento in cui faccio il disegno mi vado a separare quello che è il manico, eh. Vedete? Non bisogna andare preciso, è carino proprio così questo effetto, ecco, ve lo giro di qua, vedete? Se Paola vede proprio, non deve essere preciso, perciò dico non abbiate paura del freestyle, non vi preoccupate, non è... No, un'altra volta, vedo un po' meno... A te, forse non sentivo a te. Sì, vabbè dai, hai letto un po'? Hai letto un po'? Sì, così devi fare. Vabbè dai, si sentiva poco. La prossima volta lo stacco e leggo. Ok, ma tanto un po' di audio in più sicuramente lo sentiranno. Allora, andiamo a fare quest'ultima tazzina. Spara la luce. Facciamoci anche il fumo, come diceva. Ma che fumo, che sono tazzine a lavare. Dai, l'hai già fatto? Un pezzettino lo lascio, dai. Dai, mannaggia. La puzza sarà quello che... La puzza. L'inalazione delle tazze non lavate. Fai vedere da vicino, bene, bene, che non deve essere preciso. Non abbiate paura del free motion. Se avete paura, comprate da Cushy Shop Napoli una bella bernina col BSR, ok? Bene? Vi piace? Ci piace, ovviamente l'andate a personalizzare, vi piace un pochettino più ricco, potete mettere un nastrino, un ricrack, un ricamino, dei punti di camo, insomma. Mettere anche tu qualcosina? No, dai, personalizzato. Bollicine di sapone, Fiorentina del Disco. Era carina la bollicina di sapone, però sì, non c'è, dovevo mantenermi più basso. Si potevano mettere anche nella versione come ho messo le casette, cioè si poteva mettere la cornice così e metterle tutte qua, oppure appese come è stato detto prima. Divertitevi e fatemi vedere le varianti che fate, perché poi mi stimolate a qualcosa di diverso e di nuovo. Allora, andiamo nella fase cucito, ritorniamo al cucito, abbiamo finito col decorativo. Adesso metto dietro all'imbottitura. All'imbottitura, yes. Sai cosa non ho preso? Il cordoncino nero. Ora ce la prendo. Quanto Thank ne you, prendi un palmo di mano. Cosa fai? Inquadro te? Inquadri me, vai, inquadra me. Ok. Mossa quella lì dal dine. Dai, muoviti. Allora. Prendere, hai detto? Un palmo di mano. Un palmo di mano. Vabbè.
Ti porti in metro? No, non l'ho preso. Ah, poi se sbaglio mi giuro era capace per tagliare un pezzo di nastrino di prendersi a centimetro a millimetro. Antipatico, tieni. Allora vado semplicemente a mettere dritto su dritto, ok? Molto semplicemente dritto su dritto, con un retro ovviamente intero. E qui andiamo un po' in questo modo qua, ci metto già degli spilli per far mantenere il tutto. Il nastrino lo potreste anche mettere già adesso all'interno, sapete, come se fosse un manico di una borsa, insomma, in modo che gigiando. Io ho preferito metterlo fuori come lì, ok? Sul finale ci andiamo a mettere ovviamente l'imbottitura sul retro, in questo caso, in modo che il davanti lo vedo bene, che è più piccolo. No, non è più piccolo il davanti. È questo più piccolo, giusto Paola? Ma forse non hai messo bene tu, tipo guarda, questo è il lino, quindi se tu fai così... Hai ragione, non ho stirato nemmeno, vabbè, allora, dai. Però devi fare così, fai così, okay. Vedrai che ti troverai. Vengo io? No, no. Forza. Lavoro. No, mi picchia pure, ragazzi. Allora, rimettiamo gli spillini. Manuela Garbellini chiede: ci vuole un piedino apposta? Forse ti riferisci al free motion? Se ti riferisci al free motion, è il piedino per trapuntare freestyle, cioè in free motion, appunto, per quiltare. Se questo qui per fare questo lavoro qui, sì, dobbiamo andare di doppio trasporto qui, c'è l'imbottitura e quant'altro. Allora, lasciare aperto, vediamo un po'. Lasciare aperto sul basso, va così, chiudo solo in basso dopo, non mi faccio tutto il giro. Allora iniziamo, quindi lascio aperto qua giù. In questo caso vado a mettere il doppio trasporto, che è il piedino, vi ricordo, per trapuntare. Io mi allontano, tanto devi fare solo delle cuciture, così sì, sì. Inquadratura, inquadro cucisciò anziché Alessandro. Si fa iniziare a vedere quello che stiamo, anzi no, sopra, va, lascia aperto sopra, che tanto è la parte che andrà sicuramente in alto, appesa in cucina e quant'altro. Ok, Simona, la figlia di Angela Leto mi aveva chiesto cosa stavamo facendo prima. Vedi Simona, non mi sono dimenticata di te, perdonami, mi distraggo con l'inquadratura. Stiamo facendo una lavagna, ti prego, ti devo staccare. Ma mo mi fai ripetere, cioè non mi fai mai un primo piano, ma mi sei messo a fare il primo piano. No, ah, è lontano, ma si vede uguale. La faccia di uno che si concentra, questa è. Dovete sapere, ora ti stacco. Dovete sapere che Alessandro, quando crea, quando cuce, quando si impegna, insomma, fa sempre delle smorfie, a volte anche con mezza lingua da fuori, e così è uguale anche ai figli, perché capita quasi spesso che io incrocio i loro sguardi mentre sono impegnati a fare qualcosina. Vi riattacco il suo jack, così ascoltate lui e non me. Sì, è vero. Che cosa strana che pure Simone, eh? Ok, siamo quasi arrivati, addirittura d'arrivo. Ok, un po' in avanti e indietro, eccoci qua. Allora, fase quasi ultima ormai, però importante, guardate, perché quando andiamo a cucire con queste imbottiture belle ampie, dopo ci danno un po' di impiccio nell'andare a risvoltare. Quindi che cosa facciamo? Le spostiamo, voi fatelo con le forbici, e andiamo a tagliare sotto sotto per togliere il grosso, in modo che non ci fa spessore all'interno delle cuciture. Perché
usate il lino? Liscia semplicemente perché ci piace. Sì, ci piaceva il discorso del colore. Ci piaceva. Questo lino io lo adoro. Ah, chi ha comprato la borsa, ve la ricordate? Il portabuste? Aspetta. Vi ricordate il portabuste? È lo stesso lino, quindi dovete fare pandan in cucina, ok? Chi l'ha comprato? Allora, anche qui vado a tagliare. Dice Carla Zani, mi sembra che la macchina chieda olio. Forse perché no, è il doppio trasporto che è un po' rumorosino. Il microfono comunque va a pigliare i suoni. Allora. Basta. Andiamo anche di qua. Il cordoncino l'abbiamo preso, hai detto? Eh sì, è sul banco. Grazie. Molto pericoloso quello che stai facendo. Ma sai? Infatti ho detto a loro che devo fare tipo le trasmissioni nazionali, no, non ripetetelo a casa. Eh sì, lo so, come quando tagli, non tagliate come taglio io, vabbè. Voi fatelo con le forbici. Basta, dai. Basta, devo girare, padre, devo fare tutto il contorno. Sì, ma va bene lì, sotto sotto. Senti, vai a guardare quello che stai facendo e cosa sta succedendo. Altri commenti non ce ne sono. Non ce ne sono con me. Ai 50, non sono arrivate altre amiche che devo salutare. Quindi ti osservo. Ok. Perché quando tagli mi spaventi. Togliamo gli angolini, ovviamente. Togliamo un po' di impiccagione. Ecco, lo mette pure a posto. Ci siamo. E andiamo a risvoltare la nostra bella lavagnette. Non è finita, quando lo giro, no? Dovete guardarlo. Non è per niente, non sei per niente delicato quando fai queste cose. No. Specialmente quando giri le borse, quando facciamo i corsi. Non sono delicato. Le signore si spaventino di gliele rompi. E io non sono delicato, va bene? Sei un uomo, sei allora, che vuoi? Sei un uomo. Vieni tu qua. Allora, ci siamo, cacciamo tutte le punte, gli angolini. One. Two. Three. Anna Maria Mallardi è arrivata, ciao Anna, Paola Guerra, buongiorno, ciao. Stiamo facendo... Ci guarderete dopo in differita, guarderete il progettino. Ci sei? Sì, sì, praticamente... La vuoi stirare un pochino da dietro? Certo che la devo stirare. L'hai sgualcita tutta, e come dici tu, sconcicata. Sì, l'ho ammappucciata. L'ho ammappucciata. Allora, andiamo prima a chiudere qui, va? Sai qual è il problema? Che con questo microfono senza filo io non posso staccare la parte alta del cavalletto, capito qual è il problema? Quindi non mi posso divertire perché io addirittura avrei fatto un'inquadratura da sotto. Cosa? Fare che? Ma così, per passare il tempo, per divertirmi. No, basta che metti vicino... No, non posso. Qua, mettilo qua il microfono, che ne so. Che ne so. Sto mettendo gli spilli perché ovviamente che ve lo dico a fare, passerò a macchina. Maria Cristina Borgo, che bella, è importante che non vi guardo, non ho capito. Tumino, perché? Che non ci guardi? Perché che vi guardo, volevi scrivere? Oddio. Forse non cadere in tentazioni? Ah. Eh sì. Ok. Altro spillino, la piega l'ho fatta pure qua. Ah, ecco, si è corretta, che bello, è un po' che non vi guardo. Ah, ok. Perfetto, ciao. Ciao Anna Maria di Bari, Maria Cristina Borgo, quindi si è corretta, Maria Cristina, sai, poi Alessandro ci sarebbe rimasto male, anche io. Allora, ci siamo. Ti
Regina Baldo dice che è in pausa caffè, ci riguarda stasera, tutto molto bello. Guarda, chi ha detto caffè? Chi ha detto caffè? Tutti i tazzini da lavare dopo la tua pausa caffè. Ok, allora vado a chiudere qui, me lo faccio tutto, ma sì, dai. Ma sì. Oh no, ma no. No, dai, vi chiudo solo qui, poi dopo me lo vado a ricomporre con tutto. Il ribattitore. Esatto. Che non hai messo. No, adesso faccio solo questo con questo perché devo trapuntare. Va bene. Manuela Garbellini dice: ma perché non siete di Roma? Ma perché non sei di Napoli? Ma dai, che siamo... Ma sai, siamo vicini. Ma sai che vengo. Vengono clienti da Palermo ogni tanto. Prenotate, abbiamo dei bei B&B qui vicino. Vi fate un weekend a Napoli e mezza giornata con noi. Allora, ovviamente io dopo me lo farò tutto, però vi voglio far vedere anche in questa fase la parte della trapuntatura, perché comunque va un po' trapuntata. Allora, questo faccio qui. Allora, parto da qua e vado intorno al contorno delle mie tazzine, quindi vado ad allungare un po' il punto, ovviamente, che cosa buona e giusta, e vado all'interno praticamente. Che c'è? Non immaginerei mai. Che stai facendo? Madonna santa, che sta combinando? Stai facendo il mal di mare, anche perché se ti muovi troppo non viene messo a fuoco bene. Sto andando intorno, quindi praticamente una trapuntatura all'interno del solco per dare proprio l'effetto della cornice. Poi arrivati qui, voi dovete staccare, cioè voi dovete continuare intorno al bordo. Io per fare prima, signore mie, metto il free motion e vado intorno anche alle tazzine, ok? E mi vado a trapuntare anche intorno alle tazzine. Voi potete andare di doppio trasporto, poca alla volta, e ve lo fate tutto. Ok? Faccio solo un poco questo di qua, dai, sennò veramente allento un po' la pressione. Sennò veramente vi stufate. Anche perché non essendo trapuntato prima, si deve mantenere un po', no? Quindi qualche passaggino, seppure non volete trapuntare, andatelo a fare magari nei quattro angoli. Dulcis in fondo. Beh, guardate qua quanto carino. Andiamo a prendere la metà, ora ve lo faccio vedere per bene, tutto bello finito. La metà di 33 è 15, 16, 17 e mezzo, non è vero, 16 e mezzo, 16 e mezzo, la metà col pennarello viola, quindi 16 e mezzo è la metà, ok? Ci andiamo a prendere il nostro bel cordoncino, decidete quanto farlo lungo, non molto largo, non esagerate, quindi per esempio ci mettiamo a, qua quanto sono? Sono 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sì, sono 8, e questo è proprio il limite massimo, ok? Cin
Grazia Giacomo Rosa dice è una novità il tessuto lavagna. Sì, 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 è una novità, è molto versatile, molto carino. Considera che noi l'abbiamo lavorato anche un paio di anni fa, la cosa sfiziosa che praticamente anche in camera dei ragazzi per esempio puoi mettere, visto che mi sembra, non ricordo esattamente, forse è alto un metro 40. Scusatemi, no. Io vado a ricucire sempre col doppio trasporto, ve lo fate. Praticamente vado a ricucire dove ho cucito prima quando ho trapuntato, no? Quindi c'ho il segno dietro per non fare pasticci, no? Andandolo a fare dopo. Ok? Quindi in questo punto qua. Vabbè, vedete? Vabbè, se andate a Free Motion voi avreste il doppio trasporto montato e ci fate queste piccole cuciture. Ok? Stavo dicendo prima, sì, una cosa carina del tessuto lavagna che potreste fare anche, oh, sai, una bella parete ai ragazzi, perché comunque è molto molto carina. I miei l'avevano, diciamo, quando erano un po' più piccoli. Eccoci qua. Ci sei? Sì. La stiri un pochino? La facciamo vedere? No, dai. Stirata? No, lui odia carina. Ma no, è venuta bene. Taglio qualche filo, più che altro. Vi voglio far vedere anche che cosa abbiamo fatto. Questo glielo diamo nel kit? Sì che glielo diamo nel kit, ma mi ci piace. Ma questo qui, rispetto al panno, non... Vabbè, perché è carino, guardate quanto è carino. Sì, cassino. Il cassino fatto di feltro. Avvolgete tutto. Sarebbe anche carino metterci una corda, noi non abbiamo tempo. Esatto, esatto. Per far scendere cordoncino e lasciate appeso. Oppure mettere semplicemente il gessetto, un'idea che avevo, un'idea, un tappo del genere, guardate qua. Non rompermi il tappo. No, mettete dentro. Questo lo andate a proteggere e ci mettete un filo appeso, quindi ogni volta togliete il gessetto. Stai riprendendo? No, ma non salutiamo così. Io devo non salutiamo così. Dai, no, mettiti bene e salutiamo, no. Dai. Dai. Allora, vi è piaciuto? Sì, ci è piaciuto. È piaciuto? Che arrivo anche io, do un bacio proprio di qua. Ok? C'è anche la sigla finale, guarda, è andata da sola. Sì, siamo arrivati anche oggi. Eccoci! Al termine della nostra trasmissione. È stato un piacere, qualche volta mi annoio un po' di là perché io faccio pasticci con la telecamera, anzi no, con la telecamera, vedi che non... Si fa poi con... Saluta! Lo cancello! Saluta! Posso saluta! Cancellarlo, ragazze? Ebbene, allora vi abbraccio tutte, vi ringrazio sempre perché ci seguite, quindi ci dedicate del vostro tempo, sperando sempre che vi piaccia tutto quello che facciamo. Vi auguriamo quindi un buon weekend, noi lavoriamo anche domani, ma vi penseremo, voi pensateci, potete chiamarci, potete messaggiarci e chiedere tutte le informazioni. Vi ricordo che tra poco metterò il kit in online in vendita e metterò tra i commenti, troverete, vi arriverà una notifica che ho messo un commento e quindi sarà il kit in vendita. Vi aspettiamo a venerdì prossimo, il video sarà salvato poi su YouTube. Mi raccomando, tutte quelle interessate al corso di appliqué online ci contattino subito. Un bacione e Paola, vai a spegnere. Vado a chiudere. Ciao.